Buonasera e bentornati a War Room. È bastata la scintilla di una ciocca di capelli fuori posto per far saltare in aria la polveriera Iran. Il regime teocratico iraniano è stato messo a dura prova ed è messo a dura prova dalle rivolte innescate dalla morte di Mahsa Amini, una 22enne curda uccisa dalle forze dell'ordine di Teheran, la cosiddetta polizia morale, per non aver indossato correttamente il velo. Donne di ogni età hanno bruciato il loro velo, si sono tagliate i capelli, postando i video sul web e sono state imitate da alcune star del cinema e dello sport di tutto il mondo. Direi di quasi tutto il mondo, perché il supporto italiano della politica e persino del movimento femminista è stato purtroppo non particolarmente rilevante. Comunque, dopo un mese in cui la rivolta ha fatto breccia nelle città di tutto l'Iran, si parla ormai apertamente di rivoluzione. La protesta si è estesa al mondo del lavoro e molte categorie e ordini professionali sono stati oggi in sciopero, dagli studenti ai lavoratori dei bazar, agli insegnanti, gli avvocati, gli operai di fabbrica e del settore petrolifero. In alcune città ci sono stati dei raduni di protesta e dei tentativi di manifestazione, malgrado le autorità abbiano oscurato internet. Naturalmente la repressione della Repubblica Islamica non si è fatta attendere, con centinaia di arresti e si dice oltre 200 morti, di cui 23 minori. Gli ayatollah, proprio sulla stretta osservanza religiosa e sul totale controllo esercitato sulle donne, giocano d'altra parte una parte importante del loro potere. Stati Uniti e Unione Europea valutano un inasprimento delle sanzioni, l'ha ribadito anche Ursula von der Leyen proprio in queste ore, ma è proprio contro i paesi occidentali che il capo spirituale dell'Iran, Ali Khamenei, lancia l'accusa di voler fomentare i disordini, dicendo le proteste non sono nate spontaneamente, e le indica come reazione scomposta, così l'ha definita Khamenei, alle grandi mosse e allo sviluppo economico dell'Iran. Allora, la domanda che ci facciamo è la seguente: la rivolta in Iran riuscirà a togliere il velo alle donne, ma soprattutto a togliere il velo al regime di Teheran e di altri paesi dove domina la Sharia, la legge islamica? La domanda la rivolgo ai nostri ospiti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che vi vado subito a presentare. Sono Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, già segretario generale ad interim della NATO, bentornato con noi. Buongiorno. Nicola Pedde, direttore dell'Istituto degli Studi Globali, benvenuto. Buonasera, grazie. E Domenico Quirico, inviato della Stampa, bentornato. Buonasera. Allora, Minuto Rizzo, è possibile parlare di una vera e propria rivolta o se siamo ancora statisticamente e politicamente nell'ambito di qualcosa di più contenuto, di più ristretto, secondo lei? Guardi, se lei mi avesse fatto questa domanda 4-5 giorni fa, avrei detto no, è un movimento di protesta, ce ne sono stati altri, non è la prima volta, repressi con la forza, poi sappiamo anche, come dire, che gli ayatollah sanno usare la mano pesante. Quello che lei ha appena detto, quello che ci sta dicendo, fa vedere un allargamento del conflitto, un allargamento della protesta alla società civile, e queste cose non si sa mai come vanno a finire, perché l'abbiamo visto in altri paesi del mondo, non so, in Romania con Ceaușescu, cioè delle cose che sembrano sotto controllo a un certo punto scappano di mano. Non siamo ancora lì, non siamo ancora lì, e io continuo a pensare che il regime sia ancora forte, malgrado tutto. Però certamente è una cosa, diciamo, sono eventi di una dimensione inaspettata, diciamo così. Nicola Pedde, Khamenei dice: alcuni ci consigliano di non imporre la sicurezza con la forza, ma l'ostilità dei nemici continuerà e l'unico modo per risolvere il problema è quella che lui ha chiamato la resistenza, che è una parola che in questo caso, come dire, stride un po' le nostre orecchie. Per resistenza si intende ovviamente la repressione, sarebbe stato più corretto dire così. Allora, intanto regge il fatto che si indichino negli Stati Uniti e nell'Unione Europea i, virgolette, mandanti di queste proteste,
oppure no, e fino a che punto, mettendo sul piatto della bilancia i pesi della forza repressiva dello Stato, delle organizzazioni che lo compongono, e dall'altro della piazza, della rivolta, come sono i due pesi? Allora, la prima considerazione è che la narrativa chiaramente scelta dalla Guida Suprema è una narrativa ormai non più tollerabile nell'ambito della società iraniana, e soprattutto perché la protesta, che nasce sicuramente dalle questioni legate alla morte di Mahsa Amini e dal velo, ha in realtà radici e dimensioni ben più profonde, va a raccogliere un malcontento generazionale che interessa buona parte dei giovani iraniani, che sono quasi il 70% della popolazione al di sotto dei 35 anni e che sono profondamente delusi dalle vicissitudini politiche del paese, soprattutto dell'ultimo decennio, il fallimento degli accordi internazionali sul programma nucleare, la forte disoccupazione, la corruzione, la mancanza di opportunità. Quindi la miccia della morte di Mahsa Amini ha dato fuoco alle polveri di un sentimento, di un malcontento popolare che è molto più profondo e che chiaramente non è legato solo agli aspetti degli obblighi imposti, gli obblighi di abbigliamento sociale imposti dalla rivoluzione islamica. Il problema in questo momento è che si inserisce nella dinamica della protesta anche un ulteriore elemento di analisi sul piano della politica. L'establishment iraniano è interessato da una fase di transizione generazionale tra la prima e la seconda generazione del potere, la generazione quella teocratica, quella che ha fatto la rivoluzione, quella che esprime la guida e la leadership del paese, che però è ridottissima nei numeri ormai, e una seconda generazione più ampia, ormai molto radicata all'interno della pubblica amministrazione, del sistema industriale, militare, che è quella cosiddetta generazione del fronte, che è quella emersa all'indomani della guerra Iran-Iraq, e quella che genericamente chiamiamo dei Pasdaran, ma i Pasdaran sono un grande contenitore che contiene molte cose, non solo militari. C'è questa transizione molto importante, molto delicata all'interno dell'impianto istituzionale del paese, che produce una serie di conseguenze anche sul piano della dialettica politica, perché le due generazioni hanno sostanzialmente posizioni molto diverse tra loro, sia ideologicamente sia in termini di condotta di quelli che sono gli obiettivi strategici del paese. E quindi l'insieme di questi fattori dà vita ad una dinamica della sicurezza e della stabilità sociale che effettivamente per la prima volta è molto particolare, diciamo che è unica nel suo genere nei 43 anni di storia della Repubblica Islamica. Domenico Quirico, tu che hai una lunga esperienza, come leggi le vicende iraniane di queste ore, di questi giorni, guardandole ti è venuto in mente il fenomeno delle rivoluzioni che sono sbocciate in altri paesi un po' di anni fa e che sembravano essersi contaminate tra di loro? Questo che sta succedendo ha caratteristiche simili a quelle e quindi è in grado eventualmente di allargarsi o è un fenomeno che rimarrà ristretto all'Iran? Diciamo che la rivoluzione comeinista, cioè l'utilizzo della religione per il potere, ha fatto scuola in tutto il mondo islamico, al di là della distinzione tra sciiti e sunniti, cioè anche i sunniti l'hanno copiata in fondo, da quella lunga storia che porta poi al califfato, eccetera, è la conseguenza dell'insegnamento di dell'uomo con quegli occhi rapaci che aveva saputo cacciare lo scià. Mi pare che si sia bloccato Quirico. No, sono qua. Ecco. Ah, ecco. Scusa, no, non ti sentivo. No, dicevo che è stato detto molto bene di quelle che sono gli elementi di questa rivolta che potrebbe diventare rivoluzione, eccetera, eccetera. Quello che mi sembra interessante è notare la difficoltà di portare avanti una rivoluzione o una rivolta o una rivoluzione
in un paese dell'Islam radicale. È molto più facile abbattere dei regimi di tipo laico, pseudolaico, come è avvenuto nella prima fase delle rivoluzioni arabe del 2011, in parte, non in tutti i luoghi. È quasi impossibile abbattere un totalitarismo di tipo religioso, perché mentre diciamo, le dittature, le autocrazie laiche hanno dei problemi nell'utilizzo della forza e nei limiti dell'utilizzo della forza, un regime del modello di quello iraniano non ha limiti, in quanto le sue distinzioni non avvengono a seconda diciamo, di elementi di tipo politico, ma sulla base di elementi di tipo, come dire, sul Trascendentale, diciamo. peccato e virtù, bene e male. Allora, i limiti della repressione non esistono in un regime del genere, perché chiunque vi si oppone a qualsiasi grado, a qualsiasi tipo, diventa immediatamente l'impuro che deve essere eliminato. Questo è il vero problema, secondo me, che incontrano tutti i vasti elementi della società iraniana che stanno cercando di scardinare il meccanismo che Khomeini aveva messo in piedi 40 anni fa e che con delle trasformazioni evidenti, che sono state anche ben descritte, resta nella sua struttura ancora quello. Cioè, tu dici che la forza viene venduta, diciamo così, è usata e venduta come la punizione al peccatore, Ma questo è, che in cioè questo caso, anziché Mubarak, essere un pater ave gloria, è un po' di botte, insomma. Mubarak poteva scatenare in piazza Tahrir i suoi gendarmi, i suoi miliziani, ma fino a un certo punto, e infatti poi ha dovuto cedere. Gli Ayatollah no, sono la mano di Dio e quelli che eliminano, che per noi giustamente sono degli assassini e delle stragi di massa, sono semplicemente una pulizia di tipo religioso, etico, teologico e morale. Purtroppo è così. Si Non a caso la polizia che è intervenuta nel caso di quella chiama ragazza. della virtù. Esatto. Alessandro Minuto Rizzo, se la descrizione che Quirico ci ha fatto è corretta, l'unica possibilità che questa rivolta non sia fine a se stessa e non rischi di finire semplicemente nel sangue è quella che ci sia una sponda. È pensabile che ci sia una sponda occidentale, cioè che si rovesci il concetto di accusa, l'avete innescata voi? No, noi non l'abbiamo innescata, ma visto che si è innescata, l'andiamo a sostenere. Ma guarda, proprio ieri ho avuto una conferenza con la mia fondazione proprio su questi temi e quindi, come dire, sono opinioni chiaramente che possono anche essere diverse, ma l'opinione prevalente, mi sembra, degli arabi stessi è quella che sia controproducente cercare di intervenire, nel senso che a quel punto, come diceva prima Domenico Quirico, come dire, si sparerebbe sulla folla con ancora più autorevolezza perché ci sono i nemici esterni che minacciano lo Stato e quindi non viene consigliato l'intervento. Faccio notare che non è legato strettamente, diciamo, anzi non è legato per niente alla questione del velo, ma in questo momento è anche in gioco, oltre che vuole occuparsi di Iran oggi, è anche in gioco l'accordo iraniano sul nucleare che sta fallendo. Quindi mi sembra anche che il governo iraniano, non so qualche peso naturalmente possa avere questo, ma sia sul punto di arrivare alla bomba atomica, perché fino adesso l'accordo nucleare non è stato rinnovato assolutamente, voglio dire. E quindi magari si sente più forte, forse anche per questo, forse vuole presentare alla popolazione un paese che si fa rispettare nel mondo. Non lo so se questo possa essere un ulteriore elemento di complicazione. Pede, c'è dentro la struttura pubblica, i gangli dello Stato iraniano, un pezzettino almeno di chiamiamola di classe dirigente non strettamente religiosa, che insomma in qualche modo possa, in fondo, osserviamo Mosca e diciamo.
ci sono i falchi che potrebbero scavalcare da un lato sulla durezza dell'atteggiamento militare Putin, dall'altro ci sono le colombe e c'è un pezzo di popolazione che nonostante le repressioni poliziesche va in piazza. C'è, diciamo, al di là della rivolta strettamente popolare, c'è un, come dire, una sorta di possibilità che il regime imploda dal suo interno perché qualcuno rosicchia il potere supremo? La possibilità c'è, il problema è l'alternativa, nel senso che diciamo, l'apparato religioso... Sarebbero più falchi o più colombe nel caso? Io credo più falchi, nel senso che diciamo, l'impianto della Repubblica Islamica è mutato più volte nel corso dei 43 anni della sua storia e soprattutto la prima fase, quella del Khomeinismo, è morta con Khomeini. La guida, così come era rappresentata da Khomeini, non esiste più. L'attuale guida non è più la figura di vertice assoluto che era il fondatore della Repubblica Islamica. Oggi è un primus inter pares, Ali Khamenei, è un moderatore di un sistema politico molto conflittuale, molto polarizzato, ma soprattutto un sistema dove la teocrazia è ormai un elemento minoritario. Se noi andiamo a contare quelli che sono gli elementi del clero che sono ancora attivi politicamente nel paese, io ne conto meno di 10. Tutto l'impianto politico della Repubblica Islamica, istituzionale, economico e militare, è di fatto già in mano alla seconda generazione, che proviene da un ambito non clericale, che rispetta ancora l'immagine esterna della Repubblica Islamica, ma che l'ha già trasformata profondamente. Ora, se un cambiamento dovesse avvenire, ovviamente gli scenari in caso di una rivoluzione sono molti, è difficile fare una previsione, però diciamo che una sostituzione del potere come quella che sta avvenendo porta nell'ambito di questa generazione il trasferimento delle leve di comando. Ecco, questa seconda generazione ha paradossalmente una posizione molto diversa dalla precedente e per certi versi molto più radicale sotto il profilo, per esempio, della politica estera e di difesa. Paradossalmente noi abbiamo... sarebbe un profilo meno teocratico, ma più duro dal punto di vista sostanziale, politico e di comportamento di regime. Sì, e per esempio, se prendiamo come esempio il dibattito sul nucleare, mentre la teocrazia lo ha sempre rifiutato, l'elemento relativo alla proliferazione in campo militare del nucleare, non tanto per ragioni etiche, quanto più che altro per ragioni di opportunità. L'arma nucleare trasforma l'Iran sostanzialmente in un obiettivo legittimo per i suoi oppositori. E quindi si è sempre cercato di evitare questa deriva nello sviluppo del programma nucleare iraniano, anche attraverso delle pronunce religiose. La seconda generazione ha idee diverse su questo. L'idea di avere una reale capacità di deterrenza passa anche attraverso la capacità di essere credibili sul nucleare. Questo potrebbe comportare, nel caso di una trasformazione del sistema, chiaramente una radicale trasformazione anche del dibattito sul negoziato nucleare, che ad oggi hanno voluto più quelli della prima generazione che non quelli della seconda. Chi è l'uomo forte di questa che lei chiama seconda generazione? Ma non esiste più l'uomo forte in Iran, nel senso la Repubblica Islamica si è trasformata, quello che era Khomeini nella prima decade non esiste più, è diventata una componente collegiale nei vent'anni successivi in mano ad una comunità clericale relativamente ampia. Questa comunità è venuta meno, oggi c'è una comunità collegiale di seconda generazione che include i vertici delle forze armate, soprattutto delle forze armate legate alla IRGC, cioè i Pasdaran, le forze armate quelle create dopo la rivoluzione islamica, il sistema economico ed industriale, il sistema finanziario. È un sistema, l'idea di un Iran monolitico, onestamente è tutta occidentale, è un sistema molto eterogeneo e molto polarizzato al suo interno. E quindi queste componenti tendono poi a generare delle frizioni molto forti sul piano politico. La guida sino ad oggi è stato un po' il collettore di queste frizioni.
che cosa potrà moderare le frizioni della seconda generazione, onestamente io non lo so, perché non è emersa una figura capace di fare questo, e dubito fortemente che ci potrà essere una terza guida in futuro. Quirico, secondo te come si inquadra questa vicenda iraniana all'interno della vicenda che stiamo vivendo da febbraio in poi? C'è una qualche relazione anche indiretta? Che influenza ha il fatto che l'Occidente si stia confrontando sulla vicenda ucraina con Putin rispetto a quel che succede lì e nell'area più in generale? Putin e l'Iran sono stati alleati, anche se con diciamo sfumature diverse, nel salvataggio di Bashar al-Assad in Siria. Ripeto, con sfumature, perché non avevano esattamente gli stessi scopi. Uno degli elementi di cui credo bisogna tenere conto in questa vicenda è anche il fatto che, se c'è mai stato, in termini diciamo espliciti, quel disegno della costruzione di quella sorta di mezzaluna sciita che andava dal Libano all'Iran passando attraverso la Siria e l'Iraq sciita, direi che sostanzialmente è fallito. E questo è un elemento di cui bisogna tenere conto. L'Iran comunque è, diciamo, anche nella fornitura di armamenti a fianco di Putin. È uno degli elementi su cui Putin può ancora contare in uno scenario internazionale in cui è rimasto isolato, mi sembra sbagliato dirlo, ma comunque con dei partner che cercano di essere il meno possibile visibili. Allora, tutto questo conta, poi conta, come è stato ben detto prima, questa opzione nucleare. Beh, insomma, chi ha l'atomica, ce l'abbiamo imparato anche con questa vicenda russa, spero che si fermi lì, diventa in qualche misura intoccabile. Prendete il coreano. Il coreano, chi va a vedere se è un bluff la sua bomba atomica, se è di cartone o è vera, e se i suoi missili possono fare migliaia di chilometri oppure cascano in mare miseramente dopo qualche chilometro. È intoccabile, può fare quel che vuole, spara razzi, dice cose. Cioè, gli ayatollah, se vengono ad avere l'atomica, sono intoccabili. Chi è che va? Che ha il coraggio di dire, boh, andiamo a vedere se questi effettivamente ce l'hanno o non ce l'hanno. Questo è un elemento in cui, in un momento in cui la deterrenza è sparita e l'arma atomica torna ad essere un'arma come le altre, perché c'è qualcuno che esplicitamente dichiara di poterla o volerlo usare se succedono certe cose, beh, insomma, lo scenario cambia un po', eh. Ecco, ma a Le che punto è riflessioni sono diverse, credo. l'atomica iraniana, Domenico? Questo non lo so, credo però che non credo sia impossibile per loro averla, a meno che ovviamente qualcuno non provveda anticipatamente, come già è stato fatto in passato, ad annientare, diciamo, le strutture stesse che potrebbero realizzarla. Però non credo che sia un problema costruirla e ottenerla. Se l'ha ottenuta il coreano, figuriamoci. Beh, sul coreano non ci scommetterei io. Se Beh, non dovessi ci mettere. scommetterei, ma chi è che va, come dire, a Ma no, vedere questo le hai ragione. piante? Questo hai ragione. Cioè, il mio euro lo metterei sul cartone più che ma probabilmente è così, però chissà, magari. Cioè, Lei, Minuto Rizzo, che cosa pensa? A che punto sono? È propaganda quella che racconta che ce l'hanno, che ce la possono avere, che la userebbero oppure no? beh, guardi, ci sono degli elementi tecnici su questo che sono passati un po' in secondo piano sui mezzi di informazione a causa della guerra russo-ucraina, che ha un po' coperto tutto, voglio dire. Ma nel corso dell'estate c'è stato il negoziato, il classico negoziato
condotto dall'Unione Europea insieme a quattro paesi, e gli americani un po' fuori, diciamo, indirettamente coinvolti, e in agosto sembrava che fosse fatto questo accordo. Se non che poi è nato un inghippo perché l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica aveva rilevato dei campioni di uranio in alcuni siti iraniani e ha chiesto all'Iran di dare spiegazioni sulla presenza di questi campioni. E da parte iraniana ci si rifiuta di rispondere a queste domande dicendo che sono questioni interne, che non c'entrano niente, eccetera. E quindi questa questione, che sembra secondaria, ma in realtà poi non è tanto secondaria, sta bloccando il negoziato. Quindi gli iraniani stanno rifiutando di rispondere alle domande e rifiutandosi l'accordo non c'è. E allora l'impressione che uno ha, almeno io, ma certamente vale per quel che vale, voglio dire, è che loro si sentano vicini alla bomba, che loro si sentano che in realtà possono averla. Anche perché, tra l'altro, è un altro elemento interessante questo, se loro facessero l'accordo, diciamo, chiamiamolo con la comunità internazionale, anche se il termine non è corretto, voglio dire, no? Ci sarebbe un unfreeze, cioè uno scongelamento dei loro beni in una serie di banche americane e occidentali che farebbero molto bene all'economia iraniana, voglio dire, verrebbero scongelati da una parte. E dall'altra, l'Iran potrebbe riprendere tranquillamente a esportare petrolio liberamente senza alcuna sanzione. Quindi, dal punto di vista economico, era quello che io pensavo fino a qualche settimana fa, ci sarebbe un vantaggio per l'Iran evidente e immediato ad aderire a questo accordo, però in realtà non succede e quindi sembra che sia la politica a prevalere da quello che si possa capire. E Pede, secondo lei qual è l'atteggiamento di Washington rispetto al dossier Iran? Diciamo, nella pila dei dossier a che punto sta? Che importanza viene data e quale potrebbe essere la politica prossima americana su questo? Ma gli è stato riattribuito un livello di priorità alto nel corso dei primi mesi di quest'anno. Il negoziato ha avuto alti e bassi, come ricordava l'ambasciatore, che si sono protratti fino ad agosto. Adesso sono riprese cautamente le fasi negoziali. Il problema è che buona parte diciamo, del problema che impedisce la firma dell'accordo è un problema di reciproca confidenza. Gli iraniani hanno firmato nel 2015 un accordo che è stato sostanzialmente bloccato per volontà degli stessi americani che lo avevano appena firmato. Diciamo, l'implementazione del JCPOA non è stata possibile perché il sistema finanziario internazionale è stato bloccato dal Dipartimento del Tesoro USA. Gli europei non hanno avuto capacità di aggirare questo blocco diciamo, del sistema finanziario, diciamo, delle minacce di blocco sul sistema finanziario da parte del Dipartimento del Tesoro, e quindi siamo arrivati poi anche attraverso la fuoriuscita formale degli Stati Uniti durante l'amministrazione Trump ad una paralisi totale. Quello che oggi gli iraniani chiedono agli americani è un impegno di tenuta sul futuro. Dicono: noi firmiamo un nuovo accordo, ma dovete garantirci che se qualora arrivasse anche un'altra amministrazione repubblicana, voi mantenete fede a questo accordo e lo rispettate. Gli americani, dal punto di vista dell'amministrazione Biden, giustamente dicono: noi non possiamo prendere impegni di questo tipo, e quindi questo crea una serie di problemi che rende molto difficile il negoziato in questa fase. Gli iraniani hanno iniziato da tempo ormai una politica di graduale riduzione del commitment sull'accordo, quindi hanno ripreso l'arricchimento ad un livello molto alto, e questo complica ulteriormente il quadro entro il quale si va a definire adesso un negoziato che comunque non è approdato ancora a nulla. C'è un ultimo elemento: questo negoziato non arriva a nulla, secondo me, perché tanto in Iran quanto negli Stati Uniti c'è una componente che lo vuole firmare, la componente di governo, e una componente che invece lo sta osteggiando. Nel caso dell'Iran c'è una forte opposizione alla firma dell'accordo in un ambito del sistema politico, in una parte dei conservatori, non tutti, ma una parte dei conservatori, e c'è una forte opposizione soprattutto all'interno del sistema industriale, soprattutto nella componente militare, che vede nell'ipotesi di un'apertura e soprattutto di un ritorno al mercato
una minaccia ai propri interessi, invece costruiti sull'autoreferenzialità di un'industria chiusa all'interno di un sistema sanzionato. E invece, vede, qual è la componente americana che è contraria? Ma c'è una componente trasversale all'interno, molto evidente nel Congresso, però è trasversale sia al sistema repubblicano che democratico. Ci sono diverse lobby che ovviamente hanno una capacità di influire sulla capacità di raggiungere il negoziato. E bene o male negli Stati Uniti c'è sempre comunque una radicata opposizione, comprensibile peraltro, vista la storia dei rapporti dei due paesi, a negoziare con la Repubblica Islamica dell'Iran. La mia personale percezione è che gli Stati Uniti vivano ancora un po' nel ricordo della rivoluzione e dell'immagine dell'Iran rivoluzionario, che non esiste più, ma è l'ultima loro memoria nel rapporto con il paese, l'occupazione dell'ambasciata e tutto. Questo ha creato una storia di congelamento dei rapporti che ancora oggi rende molto difficile per gli americani la possibilità di accettare l'idea di un negoziato a qualsiasi livello questo sia con la Repubblica Islamica. E qui, Rico, come influenza la vicenda iraniana i paesi vicini, Libano, Iraq, Siria, Yemen, cioè quale relazione c'è, che presa c'è? Lì siamo nel cuore del confronto tra l'Arabia Saudita e i suoi satelliti e il spauracchio iraniano, che è uno degli elementi chiave in quella zona del mondo. Ma diciamo che per quanto riguarda gli alleati dell'Iran, cioè Hezbollah, c'è cioè i traffici suoi e i problemi suoi, perché in un Libano che è finito a pezzi anche il suo, diciamo, ruolo è più problematico. Bashar Assad sta tentando di recuperare gli ultimi frammenti del suo paese e c'ha il problema turco che glielo impedisce, quindi è un alleato un po' così. Quello che credo sia importante nella vicenda iraniana è che è una cosa che si notava, c'è stato ed è stato, ahimè, decisivo anche nelle altre rivoluzioni invece del mondo arabo, l'assenza di una leadership nella rivolta. Cioè, questo era anche così in Tunisia, in Egitto, nella stessa Siria. Cioè, c'è gente eroica che va disposta ad andare in strada a prendersi le fucilate, le bastonate dei, in questo caso, dei Pasdaran, delle milizie della virtù e del peccato, ma che non ha una, come dire, un progetto politico che sia legato ad una struttura che guidi questa rivolta. Almeno questa è la mia impressione, io non sono un esperto di realtà iraniana, magari mi sbaglio, ma rivedo quello che ho visto nel 2011 in altri luoghi. Cioè, la rivolta si mantiene, cresce, resiste, si rafforza, ingloba degli altri elementi partendo magari da un nucleo giovanile, da un nucleo di insoddisfazione anche, come dire, personale, vivere in un mondo immobile come quello dell'Iran, come era quello dei regimi arabi, ma gli manca una visione d'insieme sull'eventuale dopo, e qualcuno che gli dia questa visione d'insieme. Questo poi ha determinato il fallimento delle rivolte, delle rivoluzioni arabe nel 2011, che sono state progressivamente macinate o ingoiate o dal passato o da nuove versioni del passato. Questo mi sembra un elemento di cui bisogna tenere conto, e di debolezza nella rivolta. Voglio concludere con l'ambasciatore. Non le sembra che diciamo, le reazioni alle vicende iraniane scatenate dalla drammatica vicenda della ragazza uccisa, nelle opinioni pubbliche occidentali e quella italiana in particolare, siano molto tiepide, nonostante che ci sia una componente, quella dell'emancipazione femminile, che dovrebbe, diciamo, agire da moltiplicatore dell'attenzione, della reazione, qualche manifestazione qua e là, ma insomma, roba tiepida. Lei che giudizio ha? Ma guardi, la mia impressione, naturalmente non è così semplice, no, dare un giudizio,
Intanto che noi abbiamo un'opinione pubblica sopraffatta dalla guerra ucraina, sopraffatta dai problemi economici, eccetera, e quindi, come dire, uno non può proprio pensare a tutto contemporaneamente con la stessa intensità, no? Credo che c'è un pochino anche quell'elemento. E sull'Iran mi verrebbe da dire, può sembrare un commento un po' cinico forse, ma che sia un po' un déjà vu in qualche modo, no? Cioè non è la prima volta, diciamo, che ci sono in Iran delle manifestazioni di piazza, che ne sono state parecchie, non legate direttamente a questo tema qui, della ragazza uccisa, ma ci sono state varie volte, ed è sempre finita male, no? È sempre finita male. Cioè gli Ayatollah hanno sempre vinto, si è usata la forza, i Pasdaran, eccetera, eccetera, e quindi credo che da parte dell'opinione pubblica, anche femminile, c'è un po' l'idea, ma insomma, poveracce, che possono fare? C'è un po' di assuefazione, insomma. Ho paura di sì, non è una bella cosa da dire se vogliamo, no? Però l'impressione è umana quantomeno, ecco. Vorrei semplicemente aggiungere una piccolissima cosa a quello che diceva Quirico prima, molto bene, così. La politica estera iraniana continua a essere molto attiva, e effettivamente ha ragione Pedro, cioè la seconda generazione è una generazione forse un po' meno religiosa, non so, non sono esperto nella materia, ma certamente è sempre molto attiva in campo di politica estera, cioè, perché per esempio in Iraq ancora oggi, piaccia o non piaccia, c'è una forte influenza politica dell'Iran. Il paese, l'Iraq è un paese importante, poi per tanti altri versi continua ad essere un paese ancora un po' sotto una forte impronta iraniana, e secondo me non è una buona cosa questa, ecco. Mi sarebbe piaciuto concludere questa discussione proponendo a me stesso e a voi di tagliarci una ciocca di capelli, ma mi rendo conto che siamo quattro non in grado di dare vita a questo evento. Diciamo che lo facciamo simbolicamente. Molto volentieri. Grazie a Nicola Pedde, a Domenico Quirico e all'ambasciatore Alessandro Muntorizzo. Ci vediamo domani con Roma alle 17:30. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.